L'insegnamento davvero del Signore è proprio questo, accogliere la sua parola e vivere un po' come ci dice il Salmo molto bello che abbiamo recitato, ascoltato. Chi è che abiterà nella tenda del Signore? Cioè chi starà con Lui, davvero gli sarà vicino? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia, dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo. Pensate a quanti elementi che fanno parte della legge di Dio, che fanno parte del suo insegnamento, ma che se non diventano cosa del cuore, se non diventano scelta profonda, rischiano di rimanere semplicemente degli atti esteriori. Che il Signore ci aiuti in questo. Noi vogliamo affidarci a Lui e chiedere a Lui di donarci questa capacità, di rimanere con Lui, assaporando la Sua parola e vivendola sempre più.